Ragazzi, bentornati e ben ritrovati sul mio canale, io sono Magnus, ritorniamo sempre qui con LEGO Dimension in un nuovo mondo che tra l'altro mi avete chiesto, che tra l'altro è molto importante perché oggi che sto registrando, che è domenica, dovrebbe quindi uscire domani, che è lunedì, che è 11 e il 12 dovrebbe uscire LEGO Ninjago il film, che sicuramente andrò a vedere al cinema. Naturalmente come sono il video, come sempre, mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace, sottoscrivetemi quale altro mondo ancora non vi ho portato che vi farebbe naturalmente piacere vedere, e naturalmente iscrivetevi, se no poi non vi arrivano le notifiche e non sapete quali video escono in giornata. Naturalmente ci troviamo con Lloyd, ho preso anche il Sensei Whoop, perché miseria, stavo cascando. E ho preso anche Beast Boy se casomai dovessimo volare. Ok, vediamo un po', perché qua c'è una fantastica costruzione e volevo capire se ci poteva interessare. Vai. È servito un ninja abile per rubare tutta la nostra attrezzatura da allenamento. Ma dai, sul serio? Era un ninja di ancor più grande abilità per sostituirla in maniera onesta. Non è vero? Oh, 60.000! Mi sto sentendo male. Vabbè, dai, non fa niente. Ok, cos'è sto coso? Scusami. Ah, e c'è anche un mattoncino d'oro da sbloccare. Allora, non so, ma dobbiamo combattere qua. Sì, ok, li devo distruggere tutti quanti. Oh, porca paletta. No, però aspetta, non me l'hai detto in tempo. Però te lo voglio dire, aspetta. Vabbè, mi sa che la prima volta è andata male. Aspetta. Non so se ce la facciamo a recuperare. Aspetta, ce la facciamo. Vai Lloyd, vai. Stai anche davanti al maestro. Non facciamo brutta figura, c'è sacro altro. Aspetta. Dai. Ok. Ok. Vai. Quello l'abbiamo rotto, vero? Sì. Ancora un altro di qua. Perfetto, ne mancano due. Aspetta, uno sta qua. Veloce. Ok, ultimo. E andiamo. Ok, fantastico. Sei contenta? Aspetta un attimo che non riesco a saltare qua sopra. Aspetta. E da là non ce la facciamo saltare, scusami. Aspetta, ma qua che dice? C'è tipo una cosa all'interno. I personaggi con l'abilità acrobata possono camminare sui fumi. Va. Il problema è che. Aspetta, fammi vedere se riesco. Ce la fai da qua? Io penso che saltando qua dovremmo farcela. Aspetta, vai. Cavolo. Bravo, Lloyd. Perfetto. E andiamo. E certo, la porta non si apre. Maestro, non sono stato io, ve lo giuro. Che è sta cosa qua? Vabbè, non fa niente, dammi Beast e ci spostiamo. Scusate se utilizzo Beast, ma utilizzo. Oh, bello qua dentro. Questo mi pare che avevo già sbloccato, Venite, signore e signori. Sì. L'occhio sulle meraviglie dell'arena. L'abbiamo già fatto in arena, ragazzo. Vabbè, usciamo da questa situation. Quindi mi serve Beast Boy, dovrebbe andare bene. Aspetta un attimo, sì, infatti mi ricordavo. Beast, prova a entrare un attimo. Bravo, trasformati in topo. Vai, ok. Non so se l'abbiamo già attivato questo, ok. Perfetto, quindi questo l'abbiamo attivato. Ora, ti dico la verità. Vabbè, maestro, vai tu, tanto. Ok, perfetto. Mi pare. Aspettate, perché non mi ricordo chi è che aveva questa abilità. A parte il cyborg. Abbiamo, bravo, Etanant. A chi potremmo... Michael Knight, no, te ne devi andare. Data. Mi diverte un sacco il fatto di pensare di avere buona memoria. Ma potete chiamarmi Buddy? E di essere convinto di avere un personaggio vicino, quando poi invece vi assicuro che sta sempre da tutt'altra parte. Mamma mia, comunque. Allora inizia e... Aspetta che c'ho... Porca mia... Interessante. Lo so, però c'hai un fascio di luce... Che ti dica la verità, è molto forte. Ok. Mamma mia. Meno male che abbiamo aperto il coso, perché vi dico la verità, c'è un fascio di luce. Tra la luce in alto, la luce qua, vabbè. Bravo Benny, beccato questo fantastico. Sì, domani, sicuramente. Allora, spostiamoci da quest'altra parte. Qua in basso ci dovrebbe essere. Oh, guarda qua, qua sopra ho trovato. Oh, guarda che bella costruzione. Non so se ci sta qualche cosa qua sopra. Comunque, aspetta, spostiamoci un attimo qua all'interno. In questo casolare. Perché secondo... Casolare, mamma, ma come parlo?
Ok, c'è una porta, ci siamo delle interruzioni. Che notizia dobbiamo fare? La porta è chiusa e in casa non c'è nessuno, ma forse puoi usare le tue abilità da ninja per trovare un altro ingresso. Ok, allora ci serve un ninja. Ok, scusate, che utilizziamo? Ok, sto sfasciando un po' un attimo l'ingresso della signora. Tanto non penso che se ne fregherà più di tanto. Ok, di qua penso che possiamo saltare, vero? Yes, ok. Oh mamma. Allora, iniziamo a vedere dove possiamo entrare. Attenzione da qua, non vorrei che ci spacchiamo il cranio. Ok, vai di qua. Perfetto, forse abbiamo trovato un altro ingresso, forse però. Allora, di qua neanche c'è niente. Attenzione a non cascare. Ma dove cavolo salta l'ingresso? Scusate. L'ho visto un filo, eccolo, ok. Mazza, stiamo salendo praticamente dappertutto. Vai, ok. Perfetto. Allora, vuoi dire che possiamo entrare da qua? Ok, aspetta, aspetta, che qua ho capito che possiamo entrare. Vai, ce la fai a saltare. Non ti spaccare il cranio, vai. E vai. Oh, aspetta, ero saltato. Annaccio, ok. Andiamo su, vai. Speriamo che sia la porta, no? Che è successo? Oh yes, porta aperta, vai. Ci gettiamo dentro e andiamo nella casetta. Ok, vai. Scusate ragazzi, entro prima io che sono più grande e sono più vecchio. Allora, vuoi vedere che non si rompe qua? Ammazza se si Sospetto che rompe. molto presto sarà utile. Sì, tu dici? Vabbè, è stato facile beccare quest'altro mattoncino, quindi possiamo andarcene subito. Bastava semplicemente fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Ok, qua ci dovrebbe stare un altro mattoncino, ma dice che sta praticamente qua sotto nel fondale. No, siamo nell'acqua, ragazzi. Vabbè, spostiamoci un attimo e vediamo se riusciamo ad andare da qualche altra parte. Però voglio capire se qua dentro ci sta tipo. Ah, aspetta, qua si scende però. Oh cavolo, ok. Sento dei rumori strani, Sono ragazzi. spiacere. Mio caro vecchio Peter, mettiti qua e risolviamo questa situazione perché la veda abbastanza Sono uno scienziato. difficile. Allora, qua non so se riusciamo a risolvere già da soli da qua, vediamo un po', Non credo che così funzioni, Allora, vediamo un po', vai. Mi dispiace, non è la tua Dai, giornata. dai, dai. Ok. Eh no, aspetta, mi serve la trappola. Mi sono scordato la trappola, aspetta un attimo. Vai. Dovrebbe andare, penso qua, no? Ok. Penso che sia andata bene. Ok, fantastico. C'è solo una cosa che voglio capire, perché qua me l'aveva anche chiesto anche di qua. Dopo apriamo e non vi preoccupate, state tranquilli. Anche da qua, perché. Ok, vai. Te la regaliamo la trappola, ok? Perfetto, così dovrebbe essere aperto. Oh, guarda qui, ha sbloccato. Io, allora, dico la verità, pensavo che ci fosse tipo una porta per entrare. Invece era soltanto un mattoncino. Vabbè, mi è piaciuto, ce lo becchiamo. Ci serve Bravo. questo, vero? E certo che serve questo eroide. Vai, sfonda tutto. Ok, e andiamo. Sì, beccare tutto perché effettivamente abbiamo costruito un paio di cose. Abbiamo speso veramente tantissimo. Che bello, abbiamo utilizzato anche gli acchiappafantasmi. Quello che mi piace tantissimo di Lego Ninjago sono i disegni. Guardate qua questo drago. Fantastico. Ok. Dammi un attimo. Vabbè, dai, non fai niente. Entra tu. Tanto questo è il mondo tuo. Non dovremmo avere problemi. Allora, qua ci sono la costruzione. Aspetta, vai. Ce la fai saltare? No, non ce la fai. Vai qua. Ok. Dove stai? Merci. Buonasera. Sei tu? Potrei Where is. incanalare il potere Ciao. degli elementi per ripararlo. Oppure potremmo pagare qualcun altro per farlo. Grazie mille. Ammazza, ma bottega del fabbro 40.000. Porca miseria, ma che ce devo fare? Personalmente direi che fa anche abbastanza schifo questa bottega del fabbro. Vabbè, non fa niente, contento, tu ci hai fatto spendere un sacco di soldi. E tra parentesi, te la sto anche distruggendo. Non fa niente, l'importante è poi dopo ci ripaghi. Allora, posso. Ah, aspetta, qua c'è il gong. Vabbè, allora ci siamo un attimo spostati e vi dico la verità perché stavo facendo una corsa ma è andata male. Però ho visto che in pratica qua ci sta qualche cosa che potremmo fare con Batman. E direi proprio di sì.
Porca paletta, guarda qua. Allora, mi sa che possiamo innanzitutto beccare Batman. Aspetta, Batman. Che no, questa. Porca miseria. C'ho talmente tanto di quella roba. Faccio dire una cosa, cioè, ero convinto di aver beccato Batman. Invece questo è il portachiavi, vabbè, fa niente. Ah! Ok, Batman. Sì. Aspetta un attimo, Batman. Stai qua. Ammazza, già abbiamo il pienone, eh. Allora, inizia. Perché sei partito da laggiù? Non lo so, vabbè. Oh, porca miseria. Abbiamo bagnato Batman. Non credo che sia un problema, però non fa niente. Allora, salta e andiamo, vai. Facciamo tutto il percorso normale, no? Ok. Aggancio. Perfetto, ok. Mamma, aspetta, ok. Samurai, tra tutti i posti in cui pensavo di incontrarti. Oh, mi Ok. scusi, ho sbagliato arte marziale. Ce la va a beccare da qua, sì. Ok. Questo l'abbiamo becchiato. Perfetto, acceso. Voglio vedere se ci riesco già da qua a beccare tutti quanti. Allora, questo. Ma penso di sì, però, eh. Grande. Perfetto, vabbè, dovrebbe essere facile. A meno che non esce qualcosa di strano, tipo dopo. Ma dovrebbe essere abbastanza facile. Aspetta un attimo. Vai, Batman. Figata quando giriamo la telecamera di là, eh. Ok, dacci il mattoncino d'oro e anche la svelta. Allora, Batman, mi sorge un po' un dubbio. Come farei ad arrivare là? E questa è bella, bella domanda. Allora, iniziamo a vedere, perché non credo che da qua non ce la fai. Provo a farti andare di qua. Voi direte, ma c'hai Beast Boy che vola. E lo so, però quello poi Batman si incazza che. Quindi glielo facciamo fare. Ecco. Ok, vabbè, non fa niente. Vai Beast, vai. Mi sa che ti becco a te, eh. Vai, se no. Batman. Beast è piccolino, si piange se non glielo facciamo beccare a lui. Sì, non esitare troppo, se no Batman si incazza e poi dopo. Sono cavoli. Allora, qua c'è della lava. Allora, forse qua, aspettate, forse ne ho trovata una. Sì, no, forse è questa, aspettate. Sì, ho beccato una missione, eccola qua. Perché abbiamo fatto un po' di tutto, però la missione ancora non l'abbiamo Osa fatta. sfidare il Gran Sensei a una gara? Sono il Eccoti. Gran Sensei Dareth e ti sfido a unirti a me nel mio percorso verso l'illuminazione. Ma perché Dall'oceano più parli così? profondo al vulcano più imponente, il grande Dareth non conosce paura né limiti. E adesso seguimi nel ventre della bestia, se ne hai il coraggio. La bestia, quella bestia. Oh cavolo, Non andiamo. temere, sono un'addestratissima cintura marrone. Marrone, fai schifo allora. Adesso sono cinturato. Oh, porca Sono valletta. ridicoli, non hanno alcuna possibilità. Sì, guarda qua, guarda qua. Scusate. Oh mamma. Ah, aspetta, fammi fare la mossa, fammi fare la mossa, aspetta. Fammi fare la mossa, fammi fare la mossa. E fammi fare la mossa, vai. Guarda là. Avete visto la mossa? Allora, arrivo, Le non ti cose preoccupare. saranno sistemate. Sì, scusami, sposati. Non ti voglio buttare. Ciao ragazzi. Guarda. Ok. Basta, calma, calma, calma. Sì, fanno uscire 150 miliardi che li ammazziamo a tutti. Guarda, guarda qua. Oh, scusa, abbiamo beccato anche Batman. Perfetto, ok. Di qua sempre. Dove stiamo andando? In dove ci rechiamo? C'è troppa gente, lo so. Batman già si sta innervosendo. Vabbè. Dove vai? Di qua? Che c'è? Ce la fanno? Soffi d'asma? Una mummia, ma che stai? Ma che stai dicendo? No, non ti preoccupare. Attenzione, 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 mamma! Non si capisce una mazza, te lo voglio dire. Oh, avete visto Batman? Anche lui cerca di combattere. Scusami, Peter. Ammazzati tutti, vai, vai. Vai, Baldo, vai. E vai. Ok. Fin troppo semplice. Vabbè, ma fin troppo semplice perché siamo forti, scusami. Allora, Batman, ma perché esce all'improvviso Batman ogni tanto? Vabbè. Dove sta? Oh, ma sono sempre gli stessi, cioè, non ho capito, ma escono sempre allo stesso modo e tutti quanti insieme. Porca. Credo di aver ammazzato un po' tutti, voglio dire. Ok, tagliamo anche un po' di. Ma che cavolo sta combinando? Non so, fantasmi, Peter, ma porca paletta.
Mamma mia. Allora? Il nostro viaggio è giunto al termine. Lo senti? Questo, se ascolti, è il suono dell'illuminazione. In qualità di tuo gran sensei, sono molto onorato di conferirti questo dono, che altro Grazie. Non è che la manifestazione fisica della tua nuova e Perché mi pare di spalle? Spiritualità. Già che ti sto donando qualcosa, non è che potresti evitare di raccontare agli altri ninja delle mie grida? Ah, ecco, ora capisco tutto. Vabbè, speravo sinceramente in una missione molto più figa, ma invece non fa niente. Ecco perché ti abbiamo ammazzato, ma sei comunque resuscitato. Ciao ragazzo. Ok ragazzi, anche questa parte può terminare qui. Naturalmente come al solito, un video come se lo mettere un bel pollice su, un bel commento, un bel bacio, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video e bye bye.